Siamo a Felitto in occasione della presentazione del libro di Giuseppina Di Stasi e Renato Mazzei intitolato La finestra della libertà, frontiera per un'altra Europa, storia degli internati ebrei di campagna. E siamo proprio con l'autrice del libro, dottoressa Di Stasi. Dottoressa, cosa vuole raccontare il suo libro ai lettori? Innanzitutto il libro vuole raccontare che un mondo migliore è possibile attraverso l'uso della buona volontà e un senso civico del bene comune. E poi vuole dire che la storia, la microstoria, riesce ad incontrarsi con la storia, diciamo così, universale, come noi solitamente siamo abituati a dire, e quindi che la storia siamo noi. Da che cosa è nata l'esigenza di raccontare, di mettere nero su bianco questo tragico capitolo della storia italiana e mondiale? È nata appunto dall'esigenza di dire che la Shoah non è stato solo male, ma è stato anche eroismo e possibilità di cambiare le cose. E poi di voler raccontare un nuovo modo della libertà e quindi un'altra Europa, cioè un'Europa che sa costruirsi sulle radici della solidarietà e dell'umanità e che quindi sa crescere guardando all'uomo nella sua interezza. Lei è anche docente, questo tipo di iniziative culturali potrebbero rappresentare anche il modo di avvicinare i giovani a quelli che sono i valori storici? Il libro è rivolto innanzitutto ai giovani, perché non c'è progresso senza coscienza storica e la memoria può essere il centro propulsore per un futuro migliore, questo sicuramente. Siamo con il dottore Renato Mazzei. Dottore, lei è originario di Altavilla Silentina, ha scritto un libro a quattro mani con la dottoressa Di Stasi, originaria di Felitto. Com'è nata questa collaborazione? La collaborazione nasce in modo naturale perché con Giuseppina Di Stasi siamo amici da tantissimi anni e io apprezzo moltissimo la sua professionalità e lavorare con lei è sempre un piacere. Qualche accenno sulla trama del vostro libro? La trama si sviluppa su vari piani, una è quella di carattere nazionale, che facciamo un po' la storia dei campi di internamento in Italia degli ebrei dopo il 10 giugno del 1940 e poi si dipana anche sulla storia di campagna e dei tragici fatti del 17 settembre del 1943 quando campagna viene bombardata pesantemente. E gli ebrei aiuteranno tanto la popolazione in questi frangenti drammatici. Come si è sviluppato il lavoro di ricerca storica su questi territori? Noi abbiamo avuto l'ausilio, per fortuna, del comune di Campagna che ci ha aiutato tantissimo, grazie anche al museo che lì è presente, però non finiremo mai di ringraziare il comune di Campagna per questo aiuto che ci hanno dato nella ricerca dei documenti storici. Siamo con il sindaco di Campagna, Roberto Monaco. Sindaco, il libro della dottoressa Di Stasi e del dottor Mazzei narra di un capitolo di storia che riguarda molto da vicino il suo comune. Come si sviluppa nel comune di Campagna appunto il lavoro per la conservazione della memoria storica? A Campagna è stato istituito un museo della memoria proprio in uno dei due campi di concentramento presso il museo appunto di San Bartolomeo, perché lì a Campagna da noi è stata scritta una pagina davvero straordinaria fatta di solidarietà, di valori umani e appunto il libro racconta attraverso Campagna i valori di un'altra Europa. Quali sono le iniziative storiche che si svolgono sul suo territorio? Quest'anno è un anno particolare perché per esempio abbiamo avuto anche la visita del rabbino capo della comunità ebraica, il professore Di Segni. È un anno con tre volte 70, il 70 anni appunto del 25 aprile, il 70 anni della morte di Palatucci, i 70 anni della liberazione di Dachau, per cui una serie di iniziative si sono svolte sul nostro territorio, ivi compreso il lancio di un apposito francobollo.